Quante challenge hai perso, Michelle, nel 2018? Io ho perso. Dai, le sfide di coppia si sa, le vinco tutte io. Ah, sì, sicuramente. Guarda che loro sono testimoni, loro sanno tutto, eh. Appunto, quindi sanno quante volte tu hai perso. Sì, emoji challenge. Oh, oh. Oh, è pazzo, ce l'ho ancora qua. Chi è che ha perso? Ecco, brava. Oggi ci sfideremo nuovamente, perché anche in questo 2019 Federico si deve affermare come campione ufficiale del canale. Ma smettila, smettila. Se volete altri video di coppia, spolliciate, perché dobbiamo far capire chi comanda. Team Federic nei commenti. Eh? Sì, sì, sì. Oggi sfiderò di nuovo Michelle. Ho pensato, pixel art. Abbiamo indovinato i Pokémon, ragazzi, dalle più strane forme, ma mai dai cubetti, dove tutto è iniziato. Sei pronta? Io sono nata pronta. Sì. Ho selezionato per te ben 8 pixel art. Beh, adesso dovrai fare tu lo stesso. Io sono sempre pronta. Immaginavo. Ragazzi, 8 contro 8. Vediamo chi vince. Obiettivo, indovinare più pixel art a testa. Voi giocate con noi però da casa, eh. Vediamo se anche voi siete così esperti da indovinarle. Intanto io vi ricordo che abbiamo 3 domande, ovvero tipo, colore, dimensione. Per indovinarli. Quindi sei pronto per indovinare il tuo primo Pokémon? Ma chi è che l'ha detto che devi iniziare te, scusa? Io ho deciso che voglio iniziare io, posso? Vabbè, sicuramente è un bel like. Se volete anche la versione 4.0 dell'Emoji Challenge, riesci a indovinare il Pokémon dall'emoji, quindi contiamo su di voi. Prego, prego, dai, fammi... Vediamo se questa la indovini. Prego. Mi sono allenato sul canale degli Anub io, non per dire, eh. Allora, questo c'ha una forma un po' tipo, come se fosse un Pokémon... Vedi, perché è proprio... Ma non è vero. Sì, guarda, no, prego, guardatela bene. Ragazzi, cioè, è palese. Cioè, è palese. È un ognomo che fa. Tienilo tu. Guarda, è proprio un ognomo. Vabbè, non lo so. Farmi delle sembra un cacnea. È un cacnea. No. Ragazzi, non lo so, vi giuro. È difficile indovinarlo dalle pixel art comunque. Per forza, non si capisce praticamente nulla. Più che pixel art, sprite ufficiali. Non lo so, tipo. Coleottero terra. In questo momento il vuoto totale. Allora, coleottero terra. Generazione, non puoi dirmela. È troppo facile. Dimensione. È piccolino in realtà. Così. Ma ci sono pochi coleottero terra. A meno che non sia un Nincada. È Nincada? Ah! Oh lele. Mamma mia ragazzi, 1-0 per Federic, che se lo porta a casa. Tocca a me, eh? Prego. Carino, eh? Che cos'è? È difficile da capire, ragazzi, anche ma voi. Ma c'è dei martelli sotto. Non lo so, sembrano due palle. In realtà sembra un pesce con le antenne strane. Due palle. Ma non sono tre, ma sono tre palle. Una si è andata nascosta. Tipo. Acciaio sono sicuro. Anche erba, Sei anche sicura? Erba. Anche erba. Anche erba nel dubbio. Ora che ci penso anche un po' erba. Colore. È in erba. Cosa vuol dire? Se è in erba sarà un po' verde. Un po' verde, un po' più. Più grigiastro verso l'acciaio. Verso l'acciaio, un po' di grigio. Forse ho capito chi è. Chi è? Ferroton. Brava. Provate a indovinarla. Perché sono l'amante di quinta generazione. Vabbè, brava. Che te devo dire? Vabbè, dai, io ne prendo una facilina. Prega. Facilina. Questo è Persian. Ma neanche le domande mi fa! Boom, ragazzi! Prima generazione così! E sta a me. Vabbè, allora, se mi indovini questo, no, non è un nuovo Pokémon. Non è un uovo. Che si sta scrivendo? Che cos'è? Questo non lo indovini mai, cioè, ma proprio mai nella vita. Che cos'è quel coso? Non ce la fai, ragazzi, non ce la fate nemmeno voi. Cioè, seriamente, non ce la fate. Cos'è? Lo so. Vabbè, senti, tipo. Tanto è inutile, non capisco. Erba. Così. Solo erba? Sì. Colore? Viola. Viola tutto o viola solo un pezzo? Viola, verde, un po' rosso sulla zucca. Dimensioni? Dimensioni... Sembra un po' una zucchina, però è un po' così, ecco. Un po' grandi... Cioè, io direi che è così, ragazzi, poi non lo so. Cioè, credo che sia così. Non è un drago, cioè, voglio dire, lo vedi, cioè... Come cazzo fate a indovinare che c'è? Perché mi hai detto viola, l'unico Pokémon viola che mi viene in mente è quello. Certo, tutti Pokémon viola, Cherry, ma come fate? Allora, l'altro è... Cosa vuoi? Questa bara, ma però, come faccio? Bara, ragazzi, bara, è impossibile che hai indovinato Cherry. Cioè, ho detto, quando l'ho visto ho detto no, questo non indovinerà mai. Io ho andato a prendere i Pokémon più inculato della vita. Anch'io, come questo. Questo è Phantom. Vabbè.
bene. Ragazzi, ma me l'ha fatte troppo facile. Va bene. Me l'hai fatte troppo facile. Va bene. Anzi, direi che sono troppo bravo io, sinceramente, sinceramente. Non c'è gusto a giocare con te. Dai, anch'io te ne ho fatto uno facile, dai, porca miseria. Ecco a te. L'ho adorato quel Pokémon. Sapete qual è il problema? Che le pixel art o le indovini subito o non le indovini per niente. Mazza, però falli giocare anche a loro, cavolo. Vabbè, scusa, io non faccio finta di niente. Che Pokémon è? Non lo so. Ma che cavolo. Cioè, è incredibile, ragazzi, Ma stai zitto che tu ne hai indovinate due di fila. Capito, ma Phantom si riconosce, porca miseria, La sagoma con le cose qua. Ok, va bene, ok. Butterfree? No, però sembra una farfalla. Shelgon? No. È una farfalla? Cutiefly? No. Come? Hai enzimato? No, non è Cutiefly. Ho avuto un attimo un dubbio, ma non è Cutiefly. Se non è Cutiefly... È Beautyfly. No! È Dustox. No! Colore? Giallo. Dimensione? È marroncino. È così, tipo. È così? È minuscolo. Ma tu hai detto già Cutiefly. Se non è Cutiefly... Non lo so! È quella. Ma non mi viene il nome, Michelle! Se non ti viene il nome, l'hai persa! Se non ti viene il nome, l'hai persa! Mi spiace. Ribombi. Vabbè. Oh, non mi viene, poi. Oh, e fammici pensare un attimo! Fammici un attimo pensare. Allora. Questo è facile. Quello è facile, cos'è? Un Shelgon, tipo? Questo è fuoco? Quanto è grande? Così. È vero, dai! Come fa essere così? Figa, lo vedi che è piccolo, cioè, che domanda è? Dai! Fuoco? Sì, è fuoco. Beh, è anche carino, comunque. Cioè, è carino? Cosa. È molto carino, sì. Io lo vedo dai tuoi occhi. Che non vedi dai miei occhi? È un Magby. Esatto. Solo perché hai detto carino, mi sono venuti in mente i baby Pokémon. Sì, certo, dai ragazzi, veramente, come fate a indovinare che è Magby? Dai, sei illegale, però, sei veramente illegale. Non si capisce che è Magby. La sfida è difficile perché è difficile. Tu invece no, devi stare lì. Ok, va bene. Ok, prego. Voltorb. No. Electrode. No. Pokémon palla. Pokéball. Questa è una è una Pokéball questa. È un Pokémon. Falla vedere anche a loro però. Ragazzi, è una palla. Non è una palla. Sì, è una palla. Non è una palla. Quali sono i Pokémon tondi? Io sono un paio di Pokémon tondi. Quali? Un paio. Koffing. No, dove lo vedi? Non c'hai crateri addosso. Anche se ci fosse non li vedo, è nera. Giusta osservazione. Hai delle domande, puoi anche farmele. Colore? Verde. Varie sfumature di verde. Io non. Grandezza. Come lo vediamo una foto? È così? È così? Dai, è così. Tu una pallina. Pallone. Tipo? Psico. Dai, è verde, psico. Verde, psico. Solusis. Sì. Solus. Scusa, verde, psico, cosa vuoi che sia? Ragazzi, non attimo pensare pure io, Ok, vai. Questo è facile. Facile, però mi piaceva. Cioè, ho detto, è una sagoma un po' per... Cioè, uno di quei Pokémon che non è che incontri facilmente. Quindi ho detto, dai, prendiamolo. Non mi viene il nome. L'hai perso, mi spiace. No, non sai il nome, No, non mi ricordo il nome. Peggio per te. Inizia con l'H, ma non mi viene in mente. Boh, non lo so, mi arrendo. Hunter. Antail! Cioè, voglio... io ho capito cos'è, ma non mi viene il nome. Tieva. Rhyhorn. No. Rhydon. No. Ma che tutti sembra? Banana. No. Dai, c'è una cosa che è caratteristica. Sì, caratteristica. Che cosa di caratteristica? Questo. Cosa? Le creste. Fatte in quel modo. Qua. Queste creste qua. Dimensione? Beh, bello grandino. Beh, quanto grande? Come un cane. Ponita. Cosa c'entra? Grandezza. E te l'avevi appena chiesto. Il figlio. Colore? Viola e... bianco, più o meno. Viola e bianco. Non è proprio un bianco, è un color panna. Dimensione. Ecco, basta! Tipo? Veleno buio. Stanchi. Stunkan. Stanco. Ma stancato, dammi la mia, va. Va bene. Ok, questo è difficile. Palla. È una palla. È quel Pokémon palla che io pensavo avessi preso lo stesso Pokémon mio prima. Quindi poi... Palla con una piramide in testa. Non è proprio una palla, c'ha un eccesso strano, ragazzi. Sai che c'ha? Un eccesso strano. Ah, vabbè, tipo... È strano questo, perché è roccia volante. Roccia volante. Non è che ce ne sono tanti. Vabbè, Minior. Se è roccia volante... No. È l'unico roccia volante che conosco. No, non è Minior.
E che cos'è? No, allora? Perché il mignon è giallo e c'ha l'occhio qua, non può essere un mignon. Ok, dai, prossimo. Dai, ci stavo rimanendo malissimo. No, la prossima volta li devo mettere dentro i Digimon in pixel, così non vedete se lo indovinava. Chi è quello? Agumon. Yanmega. No. Yamask. No, Yamask, che cazzo lo vuol dire? L'evoluzione di Yanmega. Yanma. Yarama Shantae. Mamoswe. Yamask. Oh, allora, questo vale solo se lo indovini in 3 secondi. Ok. Cioè, no, lo devo giro, lo devo indovinare subito. Pronta? 3, 2, 1, vai. Dai! Oh, lo devo indovinare in un secondo. Ci sei? Ragazzi, questo vale solo se non è talmente facile. Non vale. Vado, eh. Sei pronta? Aspetta che lo metto bene. No, non vale, in grandino che non capisco. 1, vai, in un secondo. Vedi, ma non si capisce così. Va bene, dai. 3, 2, 1. Dai! Dai, 3, 2, bullizzare Michelle parte 1. Dai, 3, 2, 1, vai. Vabbè, quello è Charizard. Mica, sei mainstream. Troppo difficile, ok, il mio eh? Ultimo. Tu ultimo? Poi dopo se ce l'hai con le palle tu però, eh. Ce l'hai con le palle. Perché subirci? Questa è una palla schiacciata. Tipo? Ghiaccio terra. Ghiaccio terra viene subito Swinub. È Swinub. Io pensavo di farlo difficile perché era una. Vabbè, poche parole l'ho vinto io. Ne manca una, non è detto. Manca l'ultima no, mia. No, tanto ho vinto te perché io non avevo dimenticato il nome di Untail. Pronto, questa è difficile, manca l'ultima mia, eh. Untail. Olè. Quello è Itmore. Vabbè, però è facile, scusa. Ciao, Michelle. È un formichiere. Ci vediamo alla prossima sfida di coppia, ciao. Oh, ma è bello che l'ha vinta lui, eh. C'è pure da lamentarsi. Sì, ma quelle che indovinate tutte le indovinate subito. E beh, grazie. Se le so, le dico. Prossima sfida di coppia, 5.000 mi piace. Maglietta in descrizione, commento, sondaggio nelle schede. E ci vediamo al prossimo video. Ti sei arrabbiato? No.